Un atto di amore e di generosità enorme che riempie di gioia. Queste le parole del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore alla bellezza di Pesaro Vimini che hanno accolto la donazione dell'Oscar 1988 di Bruno Cesari a Pesaro, città natale dello scenografo, da parte della vedova Laura Curreli. Un dono fatto alla città che riempie tutti d'orgoglio. Pesarese di nascita, romano d'adozione, Bruno Cesari è stato sceneggiatore e collaboratore dei più grandi registi italiani contemporanei. Molti i riconoscimenti internazionali e i premi alla sua lunga attività che ha donato negli ultimi anni di vita alla moglie Laura Curreli e che oggi, con un gesto di generosità rivolto alla città di Pesaro, è arrivato anche nel nostro territorio. Io sono davvero grato alla signora Laura Curreli per questo grande dono che fa alla città. Devo dire che non riesco a togliere gli occhi e le mani dall'Oscar. È un'emozione incredibile, e il fatto che questi riconoscimenti a un grandissimo scenografo del nostro paese, del panorama cinematografico mondiale, possa trovare sede definitiva, dimora definitiva nella nostra città, ci riempie d'orgoglio e ci emoziona molto. E mi sono anche un po' emozionato alle parole della signora Laura, perché l'idea di aver voluto anticipare il testamento e il fatto che abbia scelto Pesaro come luogo nel quale ricordare, attraverso questi grandi premi che ha ricevuto, la storia del marito, ovviamente ci riempie anche di grande responsabilità. Sarà molto bello venire quest'anno alla Mostra del Cinema e poter ammirare questi grandissimi riconoscimenti internazionali, e sarà bellissimo entrare al Teatro Sperimentale, che è un luogo per la nostra città importantissimo, ma un luogo storico per il cinema italiano, e poter ospitare appunto in questo cinema questi grandissimi premi e riconoscimenti. Già avevamo intitolato una piazza del centro a Bruno Cesari, e questo però è il suggello anche di un rapporto fortissimo con la città di Pesaro. Davvero siamo molto molto grati per questa scelta. Custodiremo nel miglior modo possibile ovviamente questo patrimonio e cercheremo di valorizzarlo anche attraverso la storia di Bruno Cesari, dei suoi film, della sua storia appunto cinematografica, in modo tale che possa diventare anche Pesaro un luogo dedicato alla memoria di questo grande artista. Quindi grazie davvero e speriamo di vederla a Pesaro in presenza già magari alla Mostra del Cinema, appena per lei sarà possibile, altrimenti ci tengo davvero a ringraziarla anche personalmente, magari con Pedro la verrò a trovare a Roma appena sarà possibile. Grazie davvero.